è certo una gran sorpresa la pole position di Vinales, che già nei test era stato il più veloce. Sembra tornato quello del 2017, quando vinse al debutto con la Yamaha, e per come sta guidando nel 2019 la vittoria è un risultato decisamente alla portata. Non sarà semplice, perché dietro, a meno di 2 decimi, c'è Dovizioso, che ha un gran passo e su questa pista ha vinto esattamente 12 mesi fa. Terzo tempo per Marquez, che ha sfruttato la scia di Petrucci. Niente di irregolare, sia chiaro, ma seguire un altro pilota per tutti i 4 tentativi di qualifica non è il massimo. Marquez lo ha detto in conferenza stampa. Questo è il benvenuto in un film ufficiale a Danilo Petrucci, che alla fine ha segnato il 7° tempo. Bene mille, che con il 4° tempo apre la seconda fila completata da Quartararo e Crutchlow. Rossi, problemi con l'anteriore punto, solo 14° Valentino Rossi, che come successo nel turno serale di venerdì ha avuto dei grossi problemi con le gomme, soprattutto l'anteriore, qualcosa che va risolto in vista della gara, anche perché le altre Yamaha sembrano soffrirne meno. 15° tempo di Lorenzo, che ha chiuso la giornata con 2 cadute. Nel primo caso nelle terze libere ha sofferto una contusione dorsale molto dolorosa, nel secondo caso in qualifica è rimasto poi escluso dalla Q2, un modo non certo.